Lo confesso, è davvero molto imbarazzante, ma non ho neanche un prop della trilogia originale di Star Wars. E questo è imperdonabile, ma è giunto il momento di rimediare. In questi giorni ho guardato un documentario che parla della ILM, la compagnia fondata da George Lucas per creare tutti gli effetti speciali pratici del primo Star Wars, perché ai tempi nessun altro era in grado di farlo. Questo gruppo di disagiati, tutti insieme, lavorando duro, hanno saputo creare l'impossibile. E io mi sono rivisto molto in questi disagiati e mi ha davvero ispirato. Mentre completavo un altro progetto, ho già stampato tutti i pezzi, ma prima di assemblarli dobbiamo dedicare del tempo alla preparazione. Nelle stampe 3D, come sempre, ci sono dei difetti, soprattutto sulla superficie. E per eliminarli dobbiamo grattare e levigare. L'80% della costruzione di qualsiasi cosa è grattare con la carta vetrata. Chiedete a qualsiasi maker, vi dirà la stessa cosa. Nel frattempo, ho anche costruito alcuni pezzi in metallo, come parte del mirino, che servono sia a dare peso che per necessità, tipo il grilletto e il meccanismo di Ma quando ho attivazione. cominciato a montare tutti i pezzi assieme, mi faceva davvero schifo avere il calcio della pistola in plastica. Quindi ho perso un'intera giornata a sagomare a mano e intagliare le righe solo per avere il calcio fatto in noce. Una volta assemblati i pezzi principali, dobbiamo dedicarci alla parte divertente, la pittura. E molti qui si bloccano a pensare come ottenere il colore perfetto. Ma il mio consiglio per velocizzare questa parte è prendere una decisione. Insomma, tirare a caso, a occhio. Anche se è sbagliata, quella decisione almeno è un inizio e serve per capire cosa funziona e piano piano correggerlo, fino ad ottenere il risultato desiderato. E anche se all'inizio il lavoro di pittura sembra ancora una merda, devi continuare e credere nel processo. E alla fine ne sarà valsa la pena. E non c'è nessuna soddisfazione più grande di costruire un oggetto invece di comprarlo. Quindi, È meglio una replica perfetta di un prop o una replica funzionale? Ecco, non è una replica perfetta, ma in compenso sa fare questo. Quindi non saprei, decidete voi. E se per caso qualche palloncino dell'impero dovesse minacciare la galassia, con questo siete a posto.